Ah, buongiorno a tutti. Quest'oggi siamo al Coffee Tech numero 162. Continuiamo costanti nei nostri venerdì mattina a parlare di innovazione tecnologica, digitalizzazione e dei temi connessi. Oggi, prego, ringrazio tutti i presenti che sono numerosi. Oggi mi fa molto piacere, parliamo di un progetto che ha dei risvolti genovesi, quindi siamo tutti molto felici di questa iniziativa. Saluto coloro che ci seguono da remoto, siamo in diretta sulla piattaforma Cisco Webex e su Facebook e ricordo che il video sarà comunque mantenuto attivo sul gruppo Coffee Tech di Confindustria Genova, quindi per coloro che non riescono a seguirci in diretta sarà possibile rivederci. Dicevo che oggi parliamo di un progetto genovese che ha come sigla DSH 2030 Digital Sustainable Harbor. Spero di averlo detto giusto, ma poi qui abbiamo ben tre relatori che ci potranno specificare meglio il significato di questo progetto. È un progetto che riguarda una zona a tutti noi molto conosciuta e vissuta, che è la zona del portuale del Porto Antico. 30 anni fa c'è stata una riqualificazione molto importante, partita dal progetto di Renzo Piano, che si è focalizzato proprio sul recupero di quest'area in occasione delle Olimpiadi, e poi diversi progetti si sono susseguiti, sono stati portati avanti per il continuo rinnovamento e miglioramento dell'area, non solo dal Porto Antico, ma anche dal Porto Antico S.p.A., intendo, ma anche dai soggetti che operano, che quindi sono ospitati, diciamo, in quest'area che ha una vocazione principale, diciamo, legata al turismo e all'accoglienza, ma in realtà contiene tutta una serie di attività per i cittadini e le persone. Tanti progetti ad oggi sono ancora in corso di valutazione che riguardano la sostenibilità anche non solo, cioè, diciamo più che altro dal punto di vista ambientale, mi riferisco allo specchio acqueo che è stato, diciamo, come diciamo, obiettivo proprio nel progetto di Renzo Piano restituito in qualche modo alla cittadina, alla città 30 anni fa, che sicuramente va valorizzato. E appunto, perché questa zona diventi anche più sostenibile, è necessario di utilizzare tecnologia e innovazione. E proprio oggi parliamo di un progetto molto concreto che è stato finanziato dall'ultima ondata dei fondi regionali PROFESR e che riguarda la tecnologia del Digital Twin per monitorare, gestire e valorizzare appunto le aree portuali in ottica di sostenibilità. Cos'è un digital twin? È un gemello digitale, una replica dinamica, virtuale di qualche cosa, in questo caso di un sistema molto complesso, che ha lo scopo di supportarne la previsione per un comportamento futuro. Quindi l'idea di questo progetto è sperimentare tecnologie IoT collegate a sistemi di controllo per i consumi idrici ed energetici, applicare sensori e smart meter per monitorare, ma non solo monitorare, anche elaborare i dati, quindi ottimizzare proprio nella gestione futura, quindi in previsione di un comportamento, tutta una serie di processi. Gli aspetti ambientali, le risorse, acqua, energia, che in questo momento sono importantissime, i flussi delle persone e dei mezzi, quindi sia dal punto di vista della sicurezza che ai fini commerciali di coloro che svolgono l'attività all'interno dell'area e del sistema costruito. Tanti soggetti coinvolti in questo progetto. Oltre al Porto Antico, appunto, che abbiamo già citato, abbiamo altri 8 partner che sono A-Trust, BF Partners, Circle Garage, Colori, ETT in Italia, Unige e Malga, che è un centro di ricerca interdipartimentale dell'Università di Genova. Adesso lascio la parola ad Alberto Campato, che non l'ho presentato, ma lo dico, girando parte, direttore dell'innovazione e sviluppo e sostenibilità della Porto Antico S.p.A., che si diciamo, utilizzerà
due dei partner che ho appena citato, Forse di più. per forse anche di più, per approfondire magari le parti più tecnologiche e digitali, che sono qui al tavolo con noi, Roberto Tedone di Netalia e Antonio Novellino di ETT. Tanto prego, Alberto, grazie. Benissimo. Grazie Valentina per questa presentazione. Allora, lasciatemi dire che in questi giorni, forse proprio stamattina, sui giornali genovesi si parla dei 30 anni, come dicevi, di Porto Antico, un'operazione che da genovesi forse non ci siamo resi conto, ma è un'operazione di riqualificazione urbano-portuale a livello mondiale, è quella guardata con maggiore interesse a livello internazionale. Perché? Perché è stato un successo non tanto per le dimensioni, perché se andate a vedere non è un'operazione enorme, ma per la modalità in cui è stata realizzata e per come viene gestita. Questo è un elemento estremamente importante perché, come è stato detto, quando hai raccontato tutto quello che succede, non lo devo fare certo in questa sede, quello che si può fare in Porto Antico, forse hai dimenticato, ma non, siamo a casa delle imprese, ma non è solo un posto dove si fa turismo, non è solo un posto dove i genovesi possono passare il tempo libero, dove ci sono iniziative interessanti, ma è anche il posto dove le aziende trovano la loro casa. Ed questo è stato uno degli obiettivi principali, perché quando 10 anni fa io ho vissuto un terzo della vita del Porto Antico, io sono arrivato proprio a novembre del 2012 come direttore generale di Porto Antico e è stato fatto un grandissimo lavoro, devo dire non l'ho fatto da solo, tutt'altro, l'ho fatto con un bel gruppo di colleghi e presidenza, consiglio di amministrazione molto, molto finalizzato a guardare al futuro. Per cercare di anticipare situazioni che poi avremmo trovato, probabilmente, non tutte, perché io parlo sempre non di futuro, ma di futuri, perché possono esserci tanti futuri possibili e quindi bisogna cercare di anticipare. In questo contesto ho faticato molto all'inizio, perché andando dai colleghi a chiedere se avevamo un piano strategico sull'energia, sul futuro, su cosa sarebbe stato il Porto Antico dopo 15 anni, mi guardavano tutti con una faccia un po' strana e come dire, no, non esiste. Cioè, una società che funzionava, andava bene, dal punto di vista finanziario non ha mai avuto grandissimi problemi, salvo proprio pochi mesi dopo sono arrivato con la vasca dei delfini dell'acquario, che improvvisamente per problemi legati a ritrovamenti archeologici è costato 7 milioni e mezzo in più e quindi bisognava trovare 7 milioni e mezzo in pochi mesi. Ma al di là di questo aspetto, diciamo, è stata una realtà che ci ha consentito di fare degli investimenti interessanti, considerato che in questi 30 anni sono stati investiti più di 100 milioni di euro creati dalla società. Bene, in tutto questo contesto mancavano però degli elementi di innovazione e di tecnologia. Abbiamo iniziato a ragionare sul tema dell'energia, abbiamo realizzato un impianto fotovoltaico che ci dà grande soddisfazione, abbiamo elettrificato le banchine, abbiamo avuto forse la prima colonnina elettrica in città, sicuramente la prima superfast. Ma le prime colonnine anche normali per la mobilità elettrica, e abbiamo cercato di in qualche modo diventare interessanti per mantenere la nostra attrattività non solo vis-à-vis del grande pubblico e dell'attrazione turistica, ma anche delle aziende che poi sono per noi estremamente importanti. Bene, in questo contesto io ho provato da non tecnico, una formazione da economista, ho fatto sì un dottorato in ingegneria, ma ormai l'ho fatto tantissimi anni fa, ho trovato qualche problema nel cercare di individuare soggetti che mi consentissero di risolvere alcuni problemi che avevo per efficientare i miei impianti, ad esempio i miei impianti di riscaldamento, di raffreddamento, perché erano stati costruiti per una finalità diversa, dovendo fare molto in fretta ai tempi dell'esposizione internazionale, e quindi, diciamo così, erano fatti per un uso diverso da quello che poi è stato l'uso degli anni successivi. Siamo stati, da questo punto di vista, estremamente fortunati perché ci sono siti di esposizioni internazionali più o meno grandi che poi sono rimasti vuoti. Noi invece siamo riusciti a riempirli e devo dire che fino al pre-Covid avevamo un tasso di occupazione del 99%. Con minime rotazioni, quindi grande, grande successo da questo punto di vista. Però, voglio dire, anche un'ampia fascia, di efficientamento. E
E così io ero andato a cercarmi varie soluzioni per cercare, ad esempio, di controllare in tempo reale i consumi di acqua, andare a vedere, di monitorarli. Quindi Sara, cioè, l'ho visto prima, Maurizio Poletti, con cui abbiamo fatto, anche Matteo Cavalleroni, nascosto da dietro, avevamo fatto un'iniziativa per andare a monitorare in tempo reale i consumi di acqua, e abbiamo trovato, grazie a questo sistema, delle perdite importanti sottoterra che abbiamo immediatamente sistemato, e quindi abbiamo risparmiato molto di una risorsa, peraltro, molto, molto importante e costosa, se andiamo a vedere. E quindi, insomma, in qualche modo siamo riusciti a. Ma abbiamo fatto tutte queste cose a pezzetti, un po' in maniera episodica, anche perché, devo dire, lo dico senza timori, non sempre alcune idee che traguardavano un orizzonte temporale lungo erano viste con grandissimo entusiasmo. Ho faticato spesso a spingere progetti e iniziative che avessero un respiro lungo. Alcune sono riuscito a farle, altre non sono riuscito a farle come avrei voluto, soprattutto nei tempi che avrei voluto. E qui vengo, e ringrazio anche Confindustria per avermi, visto che io non avevo, quando abbiamo consegnato il materiale per questa presentazione, non avevo dato la mia fotografia, perché ho dato il logo di questa iniziativa, perché noi abbiamo creato in questi 2 anni e mezzo di lavoro insieme proprio un vero gruppo interdisciplinare fatto di queste 7 aziende che sono state citate più l'università, che lavorano veramente molto bene insieme. Ci siamo trovati, e devo dire che proprio anche in questo contesto, tante cose che sono andato a cercare anche molto lontano, che oltreoceano, poi le ho trovate qui, e le ho trovate ad altissimo livello. E dicevo, ringrazio perché avete messo una foto che forse di 15 anni, 15 anni fa, ecco, non sono stato io a darla, non ho quelle vanità di voler apparire più giovane di quello che sono. È una foto d'archivio, probabilmente, per Sei esempio. sempre uguale, Alberto, Presente ci quello. conosciamo da un sacco di anni. Anche tu. Non diciamo Lì si va alla carta. Bene, allora, cultura vale questo, fuoco. no, a questo punto, quindi, abbiamo costruito questo partenariato, che è nato, è vero, sulla scia di andare a rispondere a uno dei bandi PORFESR, ma in realtà nasceva, ed era la cosa che mi premeva a dirvi, credo che sia passata, su esigenze specifiche dell'area, per viverla e gestirla nel day by day, ma soprattutto acquisire informazioni funzionali ad aiutare il management a traguardare il futuro e ad anticipare situazioni che potevano venire. Vi faccio un esempio e poi lascio la parola ai miei colleghi che entrano nel merito dei verticali che abbiamo sviluppato in questo progetto. Banalmente, ho faticato tantissimo a trovare delle soluzioni di videosorveglianza evoluta che mi consentissero di contare le persone in area, i flussi. Ci siamo riusciti, ci stiamo riuscendo. Abbiamo lavorato tantissimo per cercare di rendere più sicura l'aeroporto antico, anche in un momento che abbiamo tutti vissuto di attacchi terroristici, fortunatamente lontano da queste aree, ma neanche troppo, perché inizia luglio. Quindi, e devo dire che dopo quell'evento il consiglio di amministrazione della società mi ha consentito di fare delle azioni specifiche che prima non avevo potuto fare. Ecco, e quindi un ultimo aspetto: quando si liberava uno spazio, ci domandavamo internamente che tipo di attività poter andare a cercare, in modo tale da creare e mantenere questo mix, che è una delle motivazioni del successo dell'area, tra aziende, attività commerciali e attrazioni particolari. Tutto questo lavoro è sempre stato fatto fino adesso, prima del progetto, con ragionamenti e di percezioni, di sensibilità nostre e di indicazioni, talvolta di opportunità che arrivavano dall'esterno. Tranne alcuni limiti che ci sono stati dati dagli azionisti,
che sono peraltro superati oramai, ma esiste ancora vincolo, noi non possiamo attrarre tutto il tipo di attività perché non possiamo danneggiare l'attività e il tessuto commerciale del centro storico. Questa è una roba che ormai non ha più senso perché il porto antico ormai è un pezzo di città a tutti gli effetti, è un pezzo di stato a tutti gli effetti che ha generato un'operazione, ha spostato il centro città di fatto e ha generato una dinamica di riqualificazione del centro storico incredibile, importantissima, e tutti ci auguriamo che anche la prosecuzione degli investimenti proprio di questi anni sul waterfront, sia diciamo lato stazione marittima, sia lato Levante, possano avere la stessa forza propulsiva per la città. Quindi sceglievamo in funzione di possibili opportunità, ma soprattutto di percezioni che avevamo noi, senza avere una valutazione precisa di location intelligence, come invece adesso riusciamo a fare grazie alle applicazioni sviluppate nel progetto. Ecco, a questo punto direi che lascio la parola ad Antonio, che entra un po' nel merito dei verticali che abbiamo realizzato. Evidentemente poi posso riprendere la parola e eventualmente rispondere a qualche domanda. Buongiorno, intanto ringrazio anch'io per l'opportunità che ci avete dato perché è molto interessante poter presentare questi Avvicinando un po' questa risultati. grazie. E quindi, un po' come appunto perfettamente introdotto da Alberto, una delle sfide più interessanti che ci siamo trovati a diciamo, affrontare poi da Tecnici è stata quella di mettere insieme in una modalità facilmente accessibile tutta questa mole di informazioni estremamente eterogenee tra loro, perché appunto, come diceva Alberto, ci siamo trovati a dover far confluire in un sistema che permettesse poi a chi gestisce l'area di avere informazioni che arrivano appunto da videocamere, da sensori distribuiti, da monitoraggi anche manuali, perché comunque c'è anche una grossa fase di acquisizione del dato ancora manuale, anche se stiamo lavorando per utilizzare anche i insieme a quelle che possono essere delle soluzioni più a lungo termine, appunto, discorso della location intelligence, quindi strumenti che devono essere alimentati attraverso poi dati e algoritmi di intelligenza artificiale per dare delle proiezioni. Quindi una sfida molto interessante e molto bella da affrontare. E come abbiamo pensato di farlo? Abbiamo cercato di realizzare appunto dei cruscotti di fatto che semplificassero, cioè una piattaforma informatica dietro questi cruscotti che riuscissero ad alimentare, a elaborare e a semplificare poi l'accesso a queste informazioni attraverso quelli che possono essere dei tematismi di interesse. Ora, qui nella diapositiva si vede, per esempio, il cruscotto che viene offerto poi al gestore, quindi è il giochino, tra virgolette, che ora Alberto può usare per andare a vedere alcune informazioni rispetto a alcune delle tematiche che venivano presentate prima. In questa, diciamo, nell'ottica di andare a semplificare, aggregare, già preaggregare alcune delle informazioni che possano determinare alcune scelte operative di, diciamo, di colturaggio, ad esempio nel discorso della manutenzione, ora poi entriamo anche nei dettagli, abbiamo fatto tutto un sistema che permette di fare un monitoraggio, una gestione della priorità degli interventi sul guasto del costruito, piuttosto che diciamo, delle decisioni a medio termine, quindi quando andiamo a ragionare appunto sui consumi e quindi andare a mettere insieme consumi elettrici, consumi di acqua, produzione di energia, perché poi non è da dimenticare che sul silos c'è un impianto fotovoltaico che quindi contribuisce in modo positivo ad abbassare quelle che sono, diciamo, emissioni di energia. E quindi quello che si è andato a realizzare appunto è questo cruscotto dove noi abbiamo diviso, diciamo, i tematismi come questa griglia, tanto per capirci, dove abbiamo le funzioni che sono le colonne e i dati che vengono acquisiti che sono le righe. E nel momento in cui uno va a selezionare una funzione specifica, poi nel cruscotto vengono, diciamo, visualizzate quelle che sono sia i frattempi del dato e sia, diciamo, quelle che sono la sintesi di quelle informazioni come sono state acquisite, quindi con dei cruscotti laterali che danno delle informazioni. Poi ragionando diventava interessante anche poter avere degli strumenti che permettessero anche di avere delle informazioni in tempo reale di quello che è lo stato, diciamo, dell'area. Non è un caso se abbiamo integrato anche delle informazioni che, tra virgolette, sulla gestione ordinaria, come è stata presentata, sembra avere poco a che fare. Quindi, ad esempio, il discorso delle previsioni o delle condizioni atmosferiche, però in realtà quelle sono fortemente correlate alla qualità d'aria della zona.
così come quella che è anche la probabilità che le persone visitano la zona stessa, soprattutto se non sono tra virgolette costrette per impegni formali. E quindi tutte queste informazioni, abbiamo fatto un grandissimo lavoro, per cui a fianco a me c'è anche Fabio che è, diciamo, rappresenta la parte più tecnica vera di integrazione di quello che è l'IoT, l'internet delle cose, che era possibile andare a acquisire attraverso, diciamo, diverse fonti che sono già presenti all'interno del sistema porto antico. Sulla parte analisi delle immagini, come si diceva prima, uno dei grandissimi, forse uno dei risultati più eclatanti che si è riuscito a ottenere, diciamo, all'interno del progetto è stato proprio quello di riuscire a trasformare le telecamere in sensori di presenza, quindi riuscendo anche a superare quelli che sono i vincoli legati alla, diciamo, alla privacy. E questo qui però diventa estremamente interessante perché, appunto, soprattutto nella gestione degli eventi, e già nella gestione ordinaria è importantissimo, ma nella gestione degli eventi, e considerando il fatto che, appunto, Porto Antico ospita diversi eventi e alcuni sono anche molto affollati, diventa estremamente importante proprio in un'ottica di sicurezza, ma sicurezza anche di sfollamento, se ci sono delle problematiche, perché sapere quante persone sono in una sottoarea diventa importante anche per poter poi informare quelli che sono i corpi, banalmente anche la Croce Rossa, cioè il pronto soccorso, ad intervenire, a trovare una via piuttosto che un'altra. E quindi la possibilità di avere, appunto, le telecamere come sensori di gateway, quindi proprio delle porte virtuali rispetto alle aree, è un elemento estremamente interessante. Tra l'altro non è che sono presenti da tante altre parti queste cose qua, perché poi la cosa interessante, un po' come diceva Alberto, che a volte uno cerca fuori dall'Italia, diciamo, delle soluzioni molto tecnologiche e poi internamente abbiamo delle competenze eccellenti. Sono presenti ovviamente nelle strutture degli aeroporti, ma è una struttura aperta con dei varchi di accesso così ampi. Avevamo fatto grandissima difficoltà anche rivolgendoci a, diciamo, imprese molto blasonate. Poi un'altra cosa estremamente interessante, di nuovo, la filosofia che porta avanti questo progetto è anche non reinventare la ruota, nel senso è integrare anche tutta quella che è le fonti informative che sono già disponibili. Quindi quello che si è fatto è stato anche un ragionamento, una razionalizzazione di quelle che sono le risorse, quindi telecamere che sono già presenti, andando a individuare i punti sensibili, tra virgolette, che avessero permesso di aumentare la capacità di rilevamento di queste informazioni, appunto dove erano assenti. In questo modo si è potenziata la rete che era già presente e si è riuscita a fare un'elaborazione di dati che prima non era possibile, appunto andando a integrare delle informazioni d'area che sono molto molto complesse da gestire. Poi qui magari Fabio può anche integrare qualcosina, visto che si trova anche lui poi a gestire la parte di elaborazione proprio del dato di queste immagini. Buongiorno a tutti. Sì, allora, la parte, intanto grazie per aver iniziato a parlare di questo progetto che è grandissimo, abbiamo fatto, siamo tanti. Dunque sì, la parte di integrazione forse c'è qualche slide, ma in realtà vi racconto velocemente perché so che poi è importante anche la discussione, quindi non voglio parlare troppo. Diciamo che l'integrazione è passata attraverso diversi step e all'inizio abbiamo proprio parlato con Alberto e abbiamo chiesto cosa dobbiamo fare, cosa hai bisogno per avere un cruscotto, poi in realtà una piattaforma, perché non è soltanto una dashboard, come diceva Antonio, non c'è soltanto il cruscotto che ci racconta, che ci fa vedere dei numeri, ma dietro c'è proprio un sistema a supporto completamente digitalizzato che mette insieme diverse diciamo grandezze, diversi numeri, che poi alla fine arriviamo sempre lì, diversi valori che vengono estratti, come dicevamo, sia dalla produzione energetica, sia dai consumi e appunto questa parte di flussi. Questo è un esempio, in realtà è ancora molto embrionale, siamo quasi alla fine del progetto, ma stiamo cercando di mettere insieme questi numeri in un'unica dashboard, e questo per esempio è la raccolta dei flussi per aree e il conteggio delle persone. Quindi immaginatevi un Porto Antico una domenica pomeriggio di sole in cui ci sono tutti, diciamo, i vari gruppi di persone, per esempio chi si dedica, vuole andare a prendere il traghetto per fare l'escursione, chiaramente ci sarà un affollamento molto grande, e anche per esempio il transito dei mezzi, ci sono delle automobili che viaggiano, che devono passare da lì, i fornitori, la sicurezza, quindi c'è veramente una intensità di lavoro, un'intensità di dati che va gestita anche a livello proprio tecnologicamente avanzato. Quindi vado subito a una slide di supporto.
e abbiamo proprio messo insieme, un cluster in cloud che ci permette proprio di scalare le risorse, quindi avere la possibilità di raccogliere dati da fonti sempre diciamo maggiori, sempre in numero e anche in frequenza, e quindi una scalabilità della soluzione che possa essere adattata anche a quello che arriverà. Giustamente i futuri sono tanti e le risorse sono sempre diciamo crescenti, e quindi cerchiamo di fare una discussione, un rapporto sempre di continua evoluzione, sia per la parte proprio di cosa ti serve, quando ti serve, e sia di quante risorse abbiamo bisogno. Poi ovviamente c'è Roberto che è esperto di cloud, qui ci racconterà magari due parole anche lui. Comunque è sempre un lavoro dinamico, e alla fine del progetto avremo una cosa, diciamo un prodotto, se vogliamo chiamarlo già così, possiamo dire prodotto, diciamo un prodotto che è completo e a questo punto pronto per andare su anche su realtà diverse. Immediatamente trasferibile, anche perché appunto la realtà del porto antico diciamo è interessante per la complessità della stessa, si diceva prima, è di fatto una città nella città, e quindi il proof of concept che stiamo realizzando all'interno del porto antico è talmente diciamo complesso che lo riusciamo a portare immediatamente. In realtà analoghe che appunto gestori di waterfront simili a Genova, è adattabile anche a quelle che sono delle aree urbane di diversa natura, anzi tra virgolette un'area urbana di diversa natura dove non c'è il waterfront è paradossalmente più semplice da gestire. Diciamolo che abbiamo fatto una presentazione a Tangeri con grande successo e riscontro, grazie, voglio dire, no, al fatto che Alberto sia nello steering committee dell'Associazione dei Porti a livello internazionale, e abbiamo già due o tre prospette in linea che, francamente, voglio dire, per un progetto professional non è così consueto. L'aspetto interessante che è, appunto, ha introdotto Fabio è proprio quello del dato. Come potete immaginare, una realtà del genere genera una quantità di dati impressionanti. Il dato è la sua governance, perché l'aspetto fondamentale è che poi tutti questi dati non è che poi il famoso big data ce li teniamo tutti. Cioè ci teniamo ovviamente i dati significativi legati a degli eventi particolari, ma questi dati vengono analizzati, magari se non proprio in tempo reale o in tempo reale per l'attività di gestione operativa, ma vengono analizzati poi con una intelligenza, un machine learning, e qui il contributo di Marga è fondamentale, e ne vengono naturalmente storate, quindi incamerate solamente i risultati. È chiaro che abbiamo dei file circolari che comunque, voglio dire, non si portano dietro volumi di dati che possono essere poco interessanti, ma i loro risultati, la loro analisi, sicuramente sì. Perché? Perché sapete tutti quanti molto bene che l'unico modo per controllarne i processi è misurarli. Cioè i processi, per definizione, voglio dire, hanno una necessità fondamentale di essere controllati e governati in tempo reale. E chiaramente l'unico modo per farlo è l'accesso al dato evoluto, al dato garantito, al dato avanzato. La cosa più interessante che viene fuori da questo tipo di progetto, se vogliamo, che è stato pensato e integrato con ben altre due utility, una MT e l'altra AMIU, anzi AMT presenterà poi in questa sede il suo progetto evoluto di Smart Stop, quindi la visione del trasporto pubblico lato fermata e non lato mezzo, quindi che è un'innovazione assoluta, secondo me non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Quindi vedere dal lato fermata, quindi le code degli utenti potete scrivere sull'autobus, l'eventuale intralcio della zona di sosta e quant'altro, monitorando la fermata dell'AMT, una delle tre che verranno naturalmente nel proof of concept e quindi nel mock-up gestite, proprio quella più vicina al porto antico della Darsena e quant'altro. Perché? Perché questi progetti hanno un senso se sono naturalmente, voglio dire, tra di loro organizzati. E quale strutture migliori se non le utility o le partecipanti chiamate per le valette che insistono sullo stesso territorio. E quindi arriviamo al tema fondamentale, che il territorio diventa l'elemento di aggregazione di questi, chiamiamoli così, progetti che hanno poi due gambe. Uno è un pilastro di centrale operativa evoluta, come avete visto, ma l'altro è un supporto all'utenza, all'utenza evoluta, all'utenza avanzata, con applicazioni di realtà virtuale, con applicazioni naturalmente di realtà aumentata, che sono delle forti innovazioni in eventi di questo tipo. Forse non ce la facciamo, ma sicuramente nella prossima release sì,
creare un'applicazione di metaverso in cui si possa, da alcune postazioni, avere per esempio una visione dell'evoluzione dei porti, dei moli romani, no, nel tempo, quindi vedere la galea romana, la caravella fino ai giorni nostri. Quindi dare una realtà immersiva che possa essere accettata non solo da chi fisicamente ha la fortuna di essere lì, ma anche ovviamente da remoto. Ho introdotto in maniera assolutamente voluta il tema dell'intelligence location, quindi della collocazione, dell'esperienza, diciamo così, della visita esperienziale del porto antico da parte dell'utenza a un concetto, diciamo così, di accesso alla città, tanto per cominciare dal suo porto antico, dal suo centro storico, che è il più grande e il più grosso d'Europa, come ben sapete, ma poi per estensione a tutta la città. Quindi sui temi di intelligence location direi che abbiamo qua, e poi parliamo anche dei processi, Nicola, che ci potrà raccontare in maniera un pochettino più specifica la sua esperienza su questo progetto in merito a quanto sta dicendo. Sì, grazie. Allora, in realtà io vorrei essere molto sintetico puntando, come dire, evidenziando quali sono gli aspetti da un lato strategici di grande interesse che questo progetto ha e la capacità anche di intercettare delle domande e delle sfide che non stanno riguardando solo la scala locale, ma stanno sostanzialmente riguardando il rapporto fra città, spazi costruiti, diciamo usi misti e gli utenti, la capacità, come diceva Alberto prima, di mantenere valore nel tempo. E allora vi dico questa cosa: oggi, avendo sostanzialmente un digital twin, c'è la strepitosa occasione di capire in modo più profondo le interazioni fra persone, attività, luoghi costruiti. Noi sappiamo che in tutte queste interazioni in realtà c'è la possibilità di rilasciare dati, poi pensate ovviamente da interazioni più complesse, quali per esempio acquistare attraverso carte di credito, piuttosto che essere presenti con il telefonino, telecamere e quant'altro. Insomma, abbiamo già visto qualche esempio, immagino che voi abbiate tutti in mente di cosa sto parlando. Oggi lo spazio costruito sta diventando sempre di più da asset, no, real estate, a un qualcosa che è sempre di più prodotto, sempre di più servizio. I modelli che si stanno affacciando rispetto a questi temi sono appunto, se voi pensate, il tema dei co-working, degli sharing spaces, sono sempre della componente, diciamo, di acquisto, di possesso del bene, diciamo, dell'asset fisico, sta avendo un ruolo sempre minore rispetto al servizio, all'esperienza che offre l'utente finale, alla capacità di performare rispetto per esempio alle aziende che sono insediate, alla logistica, al benessere dei lavoratori. Quindi KPI. Esattamente, poi noi questi ovviamente li abbiamo identificati all'interno di alcuni KPI. Però riassumendo, oggi la sfida è capire che lo stesso spazio può performare in modo completamente diverso rispetto a utenti diversi, in modo più o meno positivo, può avere delle relazioni complesse alle diverse scale, cioè quello che succede a livello iperlocale potrebbe avere, diciamo, anche delle relazioni a livello di tessuto. Ovviamente i casi citati che sono più significativi sono il commercio, l'esperienza turistica, l'esperienza, diciamo, dei cittadini, chi fa sport, chi usa, diciamo, gli spazi liberi, chi acquista, i turisti, i lavoratori, i visitatori esterni. Quindi chiaramente oggi la cosa che il modulo, diciamo, di Location Intelligence mette i semi di una sfida molto ampia, che è appunto capire qual è il valore di un luogo rispetto a delle potenziali esigenze degli utenti finali, rispetto a delle relazioni più ampie con ciò che gli sta succedendo intorno, cosa c'è già e cosa sta succedendo, e di nuovo questo articolo molto significativo perché stanno succedendo diverse cose intorno, e quindi anche la capacità eventualmente predittiva di capire nel momento in cui io immetto delle grandi trasformazioni che hanno X metri quadri in più di una certa attività, di un certo commerciale, piuttosto che spazi residenziali e uffici, cosa succede? Non è necessariamente, potrebbe non essere necessariamente un elemento negativo, e l'evidenza dei dati, la possibilità di simulare degli scenari dove il modello si riequilibra,
sostanzialmente permettono anche un pochino di liberare il campo, no? da quei pregiudizi attraverso i quali ogni tanto si affrontano queste tematiche che sono più basate magari sull'opposizione o sull'eccesso di entusiasmo. Mi fermo, passando la parola ai colleghi, quindi per dire, allora, a livello esemplificativo vuol dire cosa? C'è una città, ci sono delle funzioni che sono aperte a certi orari, ci sono dei presidi, ci sono degli elementi attrattori, ci sono delle telecamere che possono confermare che in effetti quando certe attività sono aperte c'è un certo tipo di flusso che viceversa non avviene negli altri orari. Possiamo capire che probabilmente chi esce da una nave da crociera fa un determinato percorso e magari si interrompe in qualche punto inaspettatamente perché c'è qualcosa che non va, c'è un'interruzione magari di proprio esperienziale, nemmeno di percorso fisico. E ci sono delle relazioni sul io sono un'azienda dove ormai i desk fisici non sono esattamente il numero dei miei dipendenti, perché c'è l'internazione, c'è lo smart working, devo attrarre capitale umano, devo dimostrare che quella location ha determinate facility al contorno, che quindi io anche a livello di promozione dell'asset manager posso disporre, come dire, di KPI che possono essere diversi in funzione dell'interlocutore che ho davanti. Ovviamente l'interlocutore è anche la città, e quindi noi stiamo cercando di come dire, non creare i nostri KPI che puntano, diciamo, autoreferenziali, ma come dicevo prima, siccome poi queste relazioni sono a varie scale, stiamo cercando anche di armonizzare il percorso di, cioè, la selezione di questi indicatori. Ma ci sono dare nomi e cognomi, se no rimane un discorso un po' vago. L'attrattività del sistema, diciamo, commerciale piuttosto che turistico ricettivo, piuttosto che l'accessibilità di spazi pubblici, la disponibilità e l'accessibilità alla mobilità, ai parcheggi, il valore immobiliare medio, l'occupancy rate degli spazi in relazione, per esempio, anche al tipo di punto in cui si trova il building, eccetera, eccetera. Quindi queste sfide sono delle sfide che trovano straordinariamente un piccolo laboratorio che ha tutte le variabili che in realtà a livello europeo, a livello internazionale, le più grandi città stanno affrontando con soluzioni diverse ma con gli stessi problemi. Grazie. Grazie Nicola. Direi ultimo, ma non ultimo in termini di importanza, è l'analisi del business process engineering che c'è, diciamo così, intorno, sottende o sovrasta, chiamatela, puliditela da diversi punti di vista, tutto, diciamo, il lavoro che stiamo facendo. Quindi l'analisi dei processi, e qui il ruolo di Elena è fondamentale, l'analisi dei processi che ha dato un fortissimo contributo in una, diciamo, tendenza all'ottimizzazione di quelli che sono le varie attività e quindi appunto i vari processi che girano nell'ambito del portantico. Sono tanti, sono complessi, quindi una visione di insieme, una visione anche più strategica, no, oltre che operativa, e quindi era fondamentale. Quindi lascio la parola a Elena, che magari in maniera estremamente sintetica, senza entrare nello specifico di tutti quanti i processi, se no arriviamo a domani, ci racconta. Prego. Ma ovviamente c'è in un progetto di innovazione come questo c'è un rapporto di forte interdipendenza con i processi, la governance e l'organizzazione interna. Quindi è stato fatto un lavoro anche di analisi dei processi interni e di coinvolgimento anche di coloro che si occupano della governance, perché ovviamente gli strumenti che vengono realizzati devono essere utili, quindi rispondere a dei fabbisogni interni, e poi devono essere governabili, utilizzabili anche nel futuro, quindi deve esserci un match specifico. Grazie. Sì. Giusto, l'ultima parola, se volevo
vi condivido un attimo una cosa, perché in questa, diciamo, analisi dei processi un po' si traguarda, appunto, come è stato introdotto sia da Nicola, sia da Roberto, da Elena, il problema di poter anche poi attirare le persone in zone a seconda della stagione. Quindi, ad esempio, diciamo, la contiguità di relazioni tra quello che è il Porto Antico e il centro storico. In quest'ottica, che cosa è stato fatto? Di nuovo, per portarsi avanti, si è inserita all'interno della sperimentazione del progetto anche la valorizzazione turistica, che si è detto, con esperienze di realtà aumentata, realtà virtuale, dove ci sono dei percorsi che appunto raccontano ad esempio la Genova del Medioevo attraverso diverse stazioni, però aiutano anche a analizzare le persone magari in aree che in alcuni momenti dell'anno sono meno frequentate di altre. Quindi questo qua di nuovo è uno strumento a supporto di tutta quella pianificazione strategica che poi un gestore può andare a fare. Di fatto la piattaforma è un catalogo editoriale di percorsi, quindi uno basta che aggiorni i percorsi, riesce a canalizzare le persone. Allo stesso tempo si diceva poi della parte del monitoraggio del costruito, che di nuovo è un altro elemento che si lega molto a quello che è anche la previsione, l'appetibilità delle strutture rispetto a quella della destinazione d'uso. E quindi poter seguire tutto quello che è anche la prioritizzazione degli interventi su appunto quello che è il guasto, e quindi si parla magari di fessurazione piuttosto che distacchi, piuttosto che muffe. Anche lì l'ufficio tecnico, avere uno strumento che è utilizzato da un numero di persone esperte, quindi che sono le persone che poi i responsabili tecnici degli uffici o dei negozi che sono all'interno dell'area, aiuta a dare una prioritizzazione di quelli che sono gli interventi tecnici. E poi ovviamente nella piattaforma abbiamo realizzato tutto il workflow in modo tale che si possa prendere, come un po' seguendo un po' la logica di Instagram, no? Dalla fotografia della segnalazione alla risoluzione della stessa, l'ufficio tecnico si ritrova tutte le informazioni validate e controllate, dove poi la tipologia di guasto è anche indicata, suggerita attraverso un algoritmo di intelligenza artificiale, e quindi questo facilita e accelera quella che è la soluzione, consentendoci anche di evitare di dimenticarci certi interventi, perché abbiamo il giorno esatto, l'ora in cui questa segnalazione è stata fatta, quindi il responsabile dell'ufficio tecnico, che devo dire l'ha presa bene, avevo qualche dubbio, in realtà fortunatamente no, in modo tale che, perché questa cosa lo aiuta a velocizzare il processo successivo, quindi è vero che è più controllato di prima, io prima andavo in giro, facevo le foto, le mandavo, guarda, c'è questa cosa da sistemare, adesso la segnalazione non arriva da solo una persona, ma arriva da più persone, è tracciata, ma lui riesce a dare velocissimamente un invio, a controllare un tecnico, a controllare la reale consistenza del guasto e poi addirittura ad assegnare, con la logica delle priorità che diceva Antonio, l'intervento. E tra l'altro poi tutte queste informazioni, di nuovo, essendo digitalizzate, sono in qualche modo certificate, alimentano i cruscotti che si diceva all'inizio, e tutto questo diventa, diciamo, uno strumento estremamente potente a disposizione di chi deve gestire l'area. Gestire l'area appunto in un'ottica sia di gestione ordinaria, ma anche di gestione prospettiva. Benissimo. Io concludo, poi lasciamo spazio. Quando ho cambiato ruolo in azienda, ormai sono 2 anni, di fatto ero da un ufficio senza risorse, no? Diciamo, in direzione, innovazione, sviluppo e sostenibilità, continuavo a fare quello che ho sempre fatto nei ritagli, togliendo tutta la parte, se volete, menosa, amministrativa della direzione generale, però con poca potenza di fuoco, se volete. Beh, la mia rivincita, scherzosamente, quella di aver creato, grazie a questo progetto, praticamente un ufficio ricerca e sviluppo parallelo, coerente, condiviso, andiamo tutti d'amore e d'accordo, ma sto riuscendo a fare, grazie a loro, delle grandi cose che altrimenti da solo non avrei potuto fare. Quindi questa per me è un'occasione per ringraziarli tutti quanti. No, grazie a te. Grazie a tutti. Forse più che un coffee tech bisognava fare una specie di serie di coffee tech, come di serie TV, perché qui si aprono tutta una serie di appunto pacchetti che
andavano forse meglio approfonditi, ma insomma il senso del coffee tech è quello di dare degli altri suggerimenti. Ah, certo. Non siamo soltanto a raccontarci, ma dobbiamo raccogliere adesso infatti i pezzi di più. Sì. Passiamo subito la parola a chi vuole intervenire dalla curva per forza. Neanche da dire. La domanda cattiva te dona. Risolvo un ruolo importante perché la sedia è l'ufficialità per una domanda del professor De Donne. Ho questo... L'anzianità fa grande, no? Marina, ragazzi. Ti siedo sulla posizione numero uno. Domanda semplice. Questo oggetto qua, no? Che è una carta d'identità di tutti, con quell'oggettino che avete fatto voi, credo, dico male, ci potrebbe aiutare a sviluppare ulteriori cose, dal controllo ovviamente delle persone, dal punto di vista della sicurezza, a anche in qualche misura, possiamo dire, suggerire degli acquisti perché sai che ti gira intorno. Avete già pensato a sfruttare questa cosa qui? Questa cosa qui sarebbe uno smartphone. Assolutamente. Io non ti vedo. Vai. Beh, io alzo solamente la palla per Antonio, perché ovviamente sì, nel senso che quello è lo strumento in mano a tutti, quella è la porta d'accesso ai servizi. Sotto c'è un iceberg, sapete bene che nell'iceberg quello che noi vediamo è solo un decimo, ma la pancia sono i 9 decimi. Senza di quelli non sarebbe affondato il Titanic e l'iceberg non starebbe su. Quindi la pancia è quella che fa la differenza, quindi il dato. È chiaro che poi dobbiamo rendere questo dato user friendly, cioè nella misura in cui l'utenza a qualsiasi livello, quindi dall'esperienza, diciamo così, virtuale aumentata, alla segnalazione del guasto, alla navigazione all'interno delle varie offerte, riesce a farlo non solo dal computer di casa o dal iPad o quello che è, ma o da una stazione multimediale di metaverso, ma fondamentalmente dall'oggetto che tu dici ormai è diventato, voglio dire, no? Il nostro assolutamente. Scusa. Sì. Di fatto il concetto è già stato espresso, sì, assolutamente sì, nel senso che prospetticamente appunto sicuramente quello diventa il punto di erogazione di tutto quello che è l'offerta complessiva d'area verso gli utenti dell'area. Poi gli utenti dell'area, come abbiamo detto, sono di diversa natura, perché abbiamo persone che ci lavorano, persone che visitano, persone che ci passano il tempo, quindi è un spettro molto ampio e complesso. Quello che stiamo facendo adesso, ovviamente, abbiamo un po' raccontato brevemente, ci sono diverse applicazioni che rispondono a esigenze molto specifiche e abbastanza verticali, appunto rispetto a quelle che erano le esigenze del gestore d'area. Però la comune di tutti questi strumenti che si stanno per realizzare, come diceva prima Roberto, il dato. Quindi noi abbiamo il canale, l'infrastruttura su cui viaggia questo dato. Quindi noi abbiamo intanto creato una piattaforma che permette di gestire tutta questa cosa qui. È una piattaforma che sta evolvendo. Abbiamo già visto come è evoluta nel corso dell'anno di progetto, perché di fatto, se noi ragioniamo sul discorso del sistema di segnalazione del guasto, era nata come una cosa, insomma, molto sperimentale, in cui si valuta uno dei principali problemi era ragionare proprio su quello che poteva essere l'impatto d'utilizzo di questa applicazione rispetto all'ufficio tecnico che gestisce queste cose qua. È stata presa molto bene, quindi siamo riusciti ad andare a un passo successivo, quindi estendere questa sperimentazione dall'ufficio tecnico a chi è coinvolto, a chi partecipa, alle attività, quindi gli esercizi che sono all'interno dell'area. Però il passo successivo qual è? Estendere, andare anche oltre, andare verso il cittadino e quindi iniziare a coinvolgere diversamente. Ovviamente bisogna fare tutto per gradi, perché sennò diventa troppo dirompente, un po' troppo caotica. Ecco. Una cosa, ma anche dal punto di vista della sicurezza, immagino. Da questo punto di vista non fa parte di questa bellissima aggregazione legata al DSR. Ma con la stessa logica abbiamo utilizzato i nostri frequentatori, diciamo le persone che lavorano nell'area, e le abbiamo formate grazie a un consulente israeliano di sicurezza che sta anche cominciando a collaborare con noi come progetto, proprio per creare dei sensori umani in quel caso, insegnando e formando tutte le persone che lavorano in Porto Antico, questo dopo gli eventi di Nizza, a rilevare comportamenti anomali, saper cosa guardare, come guardarlo, in modo da segnalare alle autorità, alle forze dell'ordine, quando è effettivamente il caso. Succedeva in passato che quando chiamavamo le forze dell'ordine o non arrivavano o arrivavano molto tardi. Dopo questa formazione, che è stata presa inizialmente con un po' di scetticismo, ho ricevuto qualche telefonata abbastanza,
cattiva. Io ho invitato rappresentanti delle forze dell'ordine a venire a seguire le sessioni di informazione che facevamo. Da quel momento in poi, ogni volta che chiamiamo, arriva immediatamente, perché si sa che quando arriva una segnalazione da Porto Antico, è una sentenza fatta da personale che sono non soltanto personale di Porto Antico, ma il personale che lavora e opera nell'area. È qualificato. È una segnalazione. E guardate, io ho scoperto un mondo dietro questo aspetto. Nel senso, soltanto guardando il linguaggio, sapendo leggere il linguaggio del corpo delle persone, si riescono a ottenere tantissime informazioni. E in da questo punto di vista siamo tutti cresciuti internamente tantissimo dopo un primo momento di quasi di timore, perché abbiamo preso la consapevolezza del rischio potenziale. E quindi c'è un momento di, nel momento in cui ti viene insegnato cosa devi fare, come reagire, quali sono le comportamenti che ti possono garantire un maggior tasso di sopravvivenza, non la garanzia che non ti succede nulla, ma un maggior tasso di sopravvivenza in caso di attacco al coltello, scoppio o quant'altro. Abbiamo fatto e anche questa, ovviamente, è una di quelle cose su cui si lavora sotto traccia, non articoli sulla stampa, ma è un altro dei temi che a livello dell'Associazione Internazionale delle Città Portuali è stato preso con grandissimo interesse, perché come potete immaginare è un tema di avanti. Esiste anche adesso un'applicazione che non è soltanto una, diciamo, anche perché come i corsi di primo soccorso che hanno necessità di fare un richiamo perché ci si dimentica. L'applicazione ha delle to-do list che in situazioni di emergenza ti dà l'indicazione delle cose che devi fare. In questo modo, ovviamente, si dà una mano a gestire con maggiore attenzione eventuali situazioni di emergenza, che ovviamente tutti ci auguriamo di non dover fare. Grazie, abbiamo ancora tre domande. Prima Guido, che si era prenotato. Grazie, se una domanda, per fare più rapido possibile. L'osservazione è, avete più volte sottolineato che questo parterre di Rua, deriva dal fatto che esistono le competenze e tecnologie sul territorio e che si tratta di poterle valorizzare e mettere insieme, che è un po' quel significato che da 160 c'è qua. E quindi questa osservazione mi sembra togliere questa dinamica e una scarpa dell'avo tornerà del vostro più o meno per prenderlo a presente. Ho aperto Tendone, una meravigliosa vista su Facebook per la Smart Week, dove avete fatto già presentato queste cose, che comunque ha testimonianza che c'è una tenuta del suo, cioè l'ecosistema, se vogliamo fare questo termine, esiste, e quindi si tratta di poterlo amplificare le occasioni in cui ci si conosce e si possa avviare occasioni di collaborazione. Osservazione, però mi piace farlo perché tengo a questi dinamici. La domanda è questa, invece. Tutto molto bene e mi sembra chiaro e ringrazio dell'impegno dovuto. Avete citato un po' qua e là il fatto che Porto Antico è una realtà e non è una realtà isolata, un kibbutz, poi è ai confini o è interrelata col centro storico che è connesso. La differenza mi sembra tra l'altro evidente, nel senso che il Porto Antico, anche nel Porto che ne è vissuto, è un'area sufficientemente sicura e gestita, non pone eccessivi problemi, o ne pone molti meno di quelli che sono del centro storico, ma il digital twin del Porto Antico è, può essere immaginato e gestito perché esiste un'organizzazione, esiste un ufficio che se ne occupa, esiste budget, voglio dire, esistono i progetti che possono essere portati avanti e tutto questo mi è abbastanza evidente. Però ci sono delle tematiche di gestione delle persone che di per sé non si esauriscono in quest'area. Invece in quello che accade, al di là della retorica, qui spesso noi siamo ci lasciamo perdere, nel centro storico è tutt'altra rosa e fiori. È tutt'altra rosa e fiori, già di come ci raccontiamo. Ci sono pezzi di centro storico, orari di centro storico, relazioni con il Porto Antico, con il centro storico, che sono estremamente problematici. Allora, come si possono gestire? Voi avete lanciato un po' l'idea, ho visto varie volte, che c'è un rapporto in essere anche sui dati con il comune
di Genova che gestisce il gestore, perché ha tutte caratteristiche diverse, perché non c'è un gestore del centro storico come c'è nel centro di Pini, c'è tutta la problematica pubblica. E ci sono problematiche rilevanti. Una l'avete citata voi, non ci pensavo, ma è giusto, cioè i flussi crocieristici che sbarcano nel porto antico, poi fanno, ma detto nel centro storico, allora questi qui poi si devono monitorare, utilizzare, così via. È un argomento, mi viene a dire, fisiologico, corretto, da affrontare. Ce n'è uno tra i mille difficoltosi di attualità, che riguarda la movida, per esempio, che nasce in centro storico e non nasce in... Allora, rispetto a questi temi, nel centro storico c'è gente che si parla le frecce, no? E il sindaco proprietario, al di là della retorica, qui tutto è meraviglioso, però ha detto gestire il centro storico è più difficile che ricostruire il ponte. Perché se no è complesso. Allora, la mia domanda per chiudere troppo lunga. No, no, certo. Esistono spazi veri in cui il modello di simulazione basato sui dati può servire a interconnettere porto antico e centro storico? In che termini è vero o ci si può lavorare? Viene da dire, se non c'è, cioè se, non, se ci fosse una domanda, una strutturazione in ambito comunale, gestire il centro storico, ci si possono mettere insieme le cose. Se non c'è, si può offrire questa organizzazione che sta sperimentando per il centro storico collegato al tempo antico, collegato al centro storico. Mi sembra una prospettiva pratica assolutamente interessante, perché è esattamente su questo strumento. Basta, bravo, hai fatto bene a tagliare. Dai, dai, dai. Troppo lungo. E poi vengono da ciò. Altre due da ciò. Allora, ovviamente sì. Più volte noi abbiamo parlato di mock-up, cioè di proof of concept, nel senso che questo, diciamo, progetto, pur nella sua limitazione temporale ed economica, ha l'obiettivo di costruire un modello di riferimento che da subito può essere espanso sia verso waterfront di Levante, per la città di real estate, che verso l'NBIC, per la parte dell'ambiente commerciale, ma soprattutto verso l'interno del centro storico. Come tu hai citato perfettamente, il sindaco ha perfettamente all'attenzione il tema, anzi ha nominato una figura, secondo me, estremamente capace e competente, che è Mauro Venente, che è una persona che stimo tantissimo, dandogli la responsabilità di riqualificazione urbana ed ambientale del centro storico, a partire dalla parte residenziale, ma per arrivare alla movida e a quant'altro. Chiaramente, chiaramente una realtà così complessa come il centro storico va affrontata a più di un parto, cioè tu devi partire dalle zone, diciamo così, più critiche, ok? Dalla, diciamo così, dalla zona più sana, fammi dire, della facoltà di architettura, verso la parte più bassa, ma soprattutto verso la zona di pre e quant'altro, da delle zone di aggregazione, come la Commenda, come il prossimo Museo del Mare in Piazza Banchi, quindi creando dei punti di aggregazione, dei focal point, che allargheranno l'esperienza a Porto Antico in maniera progressiva. Un approccio organico, ahimè, è assolutamente impossibile e bisogna sfruttare delle occasioni dei progetti per fare queste cose. Grazie. Mauro, c'eri tu? Poi Francesco, se ci riusciamo. Grazie, ma è un po' tardi, comunque Mauro Zambelli. Mi fa estremamente piacere sentire parlare di processi, di analisi di processi, visto che il sottoscritto se ne occupa da tempi immemorati, una quarantina d'anni, prima a livello prettamente produttivo, manifatturiero, poi organizzativo e quant'altro. Forse tardi per la mia domanda, ma qualche elemento un po' sulle metodologie e sugli strumenti che avete utilizzato per l'analisi di processo. Bene. Elena, aspetta, devo inquadrare, no, sei di qua. Allora, noi ce ne siamo occupati in particolare nel momento iniziale, quindi nel momento della raccolta dei fabbisogni interni. Quindi la raccolta dei fabbisogni avvertito su due fronti, quindi su quelli interni del management e quelli esterni, quindi coinvolgendo tutti gli stakeholders interessati. B2B2C. Esatto. Perciò, diciamo, per quanto riguarda l'analisi dei processi interni, sono state fatte delle interviste con il management di Porto Antico, ovviamente cercando di analizzare quei processi in quei termini che possono essere interessanti per la definizione del nostro prodotto
e dei servizi che possiamo mettere in piedi. Come è finito, certo. Giusto l'integrazione, un'analisi molto importante che è stata fatta è anche la scala temporale dei processi che vengono analizzati, perché come si diceva prima ci sono delle risposte che sono estremamente immediate e altre sono a medio termine, quindi poter capire come andare poi a trattare ad aggregare i dati, anche avere viste diverse sugli stessi dati, perché poi anche quello là è una lettura della cosa. Grazie. Ci hanno tagliato l'aperto domanda. Ce ne erano molte altre, ma stavamo dicendo che il progetto finisce a marzo, quindi ci riprenotiamo per un'altra puntata di questa serie, perché gli argomenti e gli approfondimenti sono sicuramente tanti, quindi vi invitiamo già ora a darci poi conto di come sarete riusciti a sperimentare appieno questo progetto. Grazie a tutti. Vi ricordo l'appuntamento per il prossimo venerdì. Avremo Francesca Moriani, che è CEO di VAR Group, che ci parlerà di business e tecnologia, l'anima digitale come motore per la ricerca, per la crescita delle imprese. Veramente un appuntamento a cui io tengo molto, perché tanto è una donna, scusate, ma qui mi guardo intorno e sono sempre un po' una mosca bianca. Lei è una tipa molto tosta, quindi sono contenta di conoscerla in persona. E mi raccomando, ci vediamo venerdì prossimo alle 8 come sempre. Grazie. Grazie.